parlando di agricoltura, c'è anche una transizione generazionale da tenere presente. Per esempio, in termini musicali, finora l'immagine del contadino era legata al liscio o al folk. Oggi no, il contadino è rap, anzi trap, che in questa accezione vuole dire rap dal trattore. Sui social sono nati dei veri fenomeni virali, agri-influencer come Matteo Del Puppo, vigliaiuolo in un'azienda di prosecco del Trevigiano, vero spirito agricolo ribelle che ribadisce che la terra è bassa e che fare il contadino è fatica. E poi c'è Canal, che spopola sui social con la sua graffiante ironia e introduce anche contenuti agrosindacali. Andrea Dellino, altro divo del panorama agri-rap, lo vado a trovare di persona, nell'orto sociale di un'associazione che si occupa di ragazzi con disabilità, dove si fa formazione e lavoro nei campi, con l'allevamento di animali da cortile e con l'apicoltura. Hai fatto una canzone rap con Ernesto sulla spalla? No, purtroppo no. L'associazione si chiama Tilt e Tilt vuole dire tu, loro tutti, con un punto esclamativo. Non è nient'altro che una I capovolta, perché spesso nell'autismo la chiave è il guardare le cose da un altro punto di vista. Andrea, assieme a Nico, apicoltore, fa parte del gruppo Dellino Farmer ed è laureato in agraria, scienze dell'ambiente e del territorio. Io sono cresciuto con Jovanotti, con gli Articolo 31, insomma con la prima musica rap, i primi proto-rapper italiani, sì, però mi sono guardato intorno, io non ho visto i palazzoni, non ho visto le sirene, le gang, cose così, ho visto la campagna. Va bene, il rap parla di questo, ma io parlo di altro. Tutto originale, dalla radio al cambio, sono un trattorista e me ne vado. E quindi ho fatto mio questo genere, ho cominciato a celebrare il mio territorio, la mia campagna, il mio paese attraverso questo mezzo, cioè il rap è un mezzo sostanzialmente, il fine, il contenuto è un altro, il fine è quello che nasce dentro di te. La campagna, la mia compagna, si spoglia e si riveste col cambiare delle stagioni. È la campagna, la mia compagna, profumi e suoni, la generatrice d'emozioni. In questo caso la campagna, il territorio, le tradizioni, l'agricoltura, il fatto di voler mantenere... di saper discostare che cosa è industrializzazione, alienazione da ritmi lenti e semplici bontà del territorio, insomma. Dai diamanti non cresce niente, è solo dalle tame che nascono i fior. Cioè, uno pensa che il mondo agricolo sia lì chino perché la terra è bassa e basta, invece voi avete alzato uno sguardo che racconta tutta una serie di contraddizioni, di cose, cioè viene fuori molta cultura dall'agricoltura. Meditando sul rapporto fra agricoltura e nuova cultura giovanile, proseguo lo Slow Tour.